Ciao a tutti, cacciati di Minecraftita. Allora, non so perché, ma oggi siamo senza skin. Probabilmente nel momento in cui registro i server di login sono offline, oppure nel momento in cui ho fatto il login io ero offline. Cazzo e mazzo, insomma. Prendiamo subito un po' di legno, così almeno iniziamo piazzando le power rail. Power rail. Ok, ora ho le leve che mi servono. Come fare a fappare? Non me l'ha data, visto se l'è succhiata. Succhione. Come fare a far partire i cosi? Allora, per quello lì penso che un timer vada più che bene. Mettiamo una detector rail che farà partire dei repeater. Arrivati a un certo punto, tale repeater danno un impulso. Qui invece lo teniamo fermo. Non dimmi che ce la fa sul serio. No, fermo. Non può arrivare lì. Sarebbe un controsenso. Non può arrivarci, vero? Ah, ecco. No. Scendi, scendi, torna. Non tornare tutto, però, eh. Lol. Dai. Fermati. Ti odio. Tu vai. Poi te ci pensiamo dopo, ecco, diciamo così. Ti odio. Ok, questa è quello che volevo fare. Poi va bene, metteremo giusto uno qui, uno prima della salita, un altro tipo qui, ok, vediamo se così bastano, dovrebbero, infatti è arrivato qui, arriva comunque molto tranquillamente, perfetto. Così anche una spinta maggiore per quanto riguarda l'andata. Perfetto, perfetto. Vediamo dove arriva senza. Vabbè, uno non ce lo mettiamo anche qui. Ce ne mettiamo una qui. In qualsiasi caso è una cosa buona, perché comunque abbiamo. Teniamo insomma l'impulso, il momentum. A questo punto ne mettiamo una qua. E il resto non ne possiamo mettere altre. Dovrebbe andare egregiamente. Proviamolo l'ultima volta. Ok, per tornare è tornato. Quindi è un tornaconto. Ah, che ridere! Let's see. Dovrebbe arrivare senza problemi a destinazione. Non propriamente, ma quasi. Mi chiedo se funga ancora. Sì, funge. Ok, interessante, interessante. Il ritorno? Sì, il ritorno va alla meraviglia anche lui. Ok, ora pensiamo a questo. Vediamo come gestirlo. Allora, abbiamo detto detector. Sì, come vedete non ho lo skin. Fa poso. Fanto fa 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 fa. Vediamo giusto un 3, sì, dai. Oh, girati. Poi ci serviranno dei repeater. Io ne ho solo uno. Penso che come repeater. Qua dipende.
di Peter. Se io ho uno stack, me lo fa uno alla volta, che non è sempre la cosa migliore. Se proprio vogliamo essere fapposi, voglio dire, uno stack alla volta è di sicuro più veloce di un item alla volta, considerato che ci possono essere fino a 64 item in uno stack. Avremo bisogno di un po' di delay, di sicuro più di quello che ci offre questo Fapper Redstone. Facciamo così. Facciamo anche. Mi sta particolarmente fastidio questa cosa qui dei Fappers, delle nuove modifiche all'inventario. Ma sul serio, eh? Ma intanto usiamo anche questi, se permetti. Che non mi servono, mi danno semplicemente molto molto fastidio. Questo pulsante, vabbè, lo teniamo giusto per questa cesta. Trap chest non ci interessa, perché ce l'abbiamo. Questo ci interessa. Mi dà troppo fastidio quando roba che non mi serve. Lo vedi? Io clicco col destro e lui come se non me lo cliccasse. Perché tipo c'è un piccolo delay per controllare se ci sono azioni multiple. Tipo appena clicco col sinistro. Non, vedete che non è istantaneo. Vedete? Soprattutto la prima volta. Ecco. Spero l'abbiate notato, altrimenti fa più. Facciamocene altre due, dovrebbero bastare. Dovrebbero, non dico decisamente, ma quasi corrispondere completamente alla mia richiesta. E che linguaggio surreale, corrispondere è troppo complicato. Non mi piace. Ok, basta. Allora, e ora arriva il problema. Dove la metto? Vediamo intanto se qui, senza di questo e con un eventuale, questa ci passa un certo momento, non ci arriva. Ok, forse con anche l'altro impulso è un'altra storia. Vediamo, facciamo partire da qui. No, non è l'impulso che mi piace. Eh sì, bestia. Non ha lo stesso momento della cesta. Ma la cesta tipo aggiunge peso. Come tutti sappiamo, la forza vuole massa per l'accelerazione. Quindi più. Ok, non c'entra un cazzo. Cioè, c'entra però. Vabbè, lasciamo stare. Effettivamente sembra andare più veloce. Forse la cesta aggiunge davvero arrivato? No. Oh, pocket. E a sto punto te lo metto qui e guai a te se ti lamenti. L'unico spazio in cui posso davvero metterla. Ok, così siamo a posto. Quindi facciamo così. Ah, don't like this shit, motherfucker. Don't like this shit.
Ah, vuoi dirmi che non dà l'impulso? Non che fa pers. Cosa di questo tipo. Vediamo. Dura pochissimo questo delay. Troppo, troppo poco. L'unica opzione è quella di allungarlo. Ora la questione è quanto posso allungarmi? Abbastanza, abbastanza. Potremmo fare che comunque. Noi lo aumentiamo al massimo, ce ne craftiamo altri per radice di 7 meno 14 più la radice quadrata di 77 meno 8, dunque 63 più o meno. Sì, quello è il calcolo. Sì, direi che è il calcolo. Ora, 16 mi sembra esagerato. Ok, 16 sì. E 16 torce nel mondo di Minecraft Ita. Ce la facciamo? Dovremmo. Sì, col cazzo. Vabbè. Intanto noi proviamo con 5. Poi se non ci riusciamo ne faccio altre. E li prendiamo dopo. Quindi. Ok, let's see. Questo spostiamo di qua. Vediamo se non dico che debba essere abbastanza, ma quasi. Beh, non ci arriva neanche, dura troppo poco comunque. Cioè, tu possa capire che qui stiamo dicendo che il delay è troppo poco. Qua finisce il nostro dominio praticamente, perché dopo è un po' un casino. Sono tutte a 4. Eh no, che non sono tutte a 4. Proviamo così. Proviamolo con l'altro allora a sto punto, perché. Allora, come principio il timer funge. Poi qua penso useremo un comparator, che è il nuovo item per la redstone. Però dobbiamo andare a trovare il quarzo, quindi ho preferito in questo episodio parlare del time. Vediamo. Decisamente va più veloce con la cesta. Magari anche più è piena, più va veloce. Beh, magari più va lento. Dovrebbe anche ripartire. Sì, ha decisamente più momento. Ha un momento maggiore. Ok, quindi con la cesta funziona e siamo a posto per la fase di rinvio. Magari cerchiamo di coprirlo, illuminarlo, insomma renderlo il più anti-fail possibile. Coprirlo decisamente. Una buona opzione, facciamo anche. Così, no, così è troppo. Così, insomma, così mi sembra ragionevole. Poi comunque qui penso ci metteremo una copertura generale, quindi ok, non serve a niente.
Finisco a mettere magari una torcia qui. Ok. Anzi, possiamo già lavorarci questa cosa della schermata del Fapper. Magari solo in parte, che dovremmo anche metterci le cose del caso. Perché le cose del caso cosano. Mossi così. È un'idea. Sarebbe figo se in un prossimo snapshot, comunque in una prossima versione di Minecraft, fosse possibile craftarli questi cosi. Allora, let's see. Ok. Poi vabbè, tipo qui ci metteremo cobblestone. E non dico qui un altro blocco, ma cerchiamo di coprirlo il più possibile. Quindi anche qui cobblestone. Cobblestone. Almeno anche qui potremmo metterci cobblestone. Così ci dà l'idea di fapposo. Anzi, questo sarà il nostro screenshot per oggi. Sempre se mi ricordo di metterlo. Qui faccio tanti screenshot, ma alla fine li metto solo tipo un quarto del numero di screenshot che uso. Che fa più. E siamo arrivati a uno di quei momenti. Non dico rari, ma quasi, in cui su Real Power fa dei commenti in generale. E il commento quest'oggi mi è stato scaturito da un'immagine che ho trovato su Facebook, che mi ha fatto pensare. Io da piccolo ero molto molto iperattivo, ma proprio iperattivissimo. Mi svegliavo, la serie mi svegliavo. E correvo subito di qua di là. Ok, non proprio con questa musica, però, cioè, rendo l'idea. E andare a dormire per me era come tipo, no, già finita la giornata, così, no? Di questa serie. Invece oggi, cioè, nello stato attuale delle cose, io cammino per strada che mi viene in mente il mio bel lettino e io. No, non vedo l'ora di dormire stasera. Cioè, non penso di essere l'unico che si ritrova in questa frase, in questo pensiero. Ok, che crescendo ci sono più preoccupazioni, più cose magari da fare, cioè, si è meno spensierati, tutto ciò che volete. Però, su via. Oh. Non è una cosa da poco. Andare lì ed essere contenti di svegliarsi, perché se uno ci pensa, io la mattina mi sveglio, ah no, già verificati non so cosa, ma quasi quasi vorrei dormire fino a non so. Questo è il principio, no? Invece da piccolino mi svegliavo iperattivo, 2 secondi ero già fuori dal letto, filavo in bagno subito a lavarmi, così dopo mia mamma non rompeva. Ok, capite il senso? Non lo so, ditemi cosa ne pensate. Così. Io ce l'ho la Optifine. Ah, è vero, questa è la versione che non ha i Fappers. Infatti c'è la A3 qualcosa. Vabbè, per questo episodio è tutto. Sì, il commento finale un po'. Perché stavo scorrendo un po' la timeline di Facebook. Che tra l'altro cambierà grafica tra poco. LOL. Tutti cambiano grafica. Cambia grafica Facebook, cambia grafica YouTube, Facebook, Google, Beh, insomma, io vi saluto. Ciao. Anzi, per questo episodio è tutto, io vi saluto. Ciao, tutti.